Grazie, ringrazio Laura e tutta l'organizzazione per questo invito. Saluto tutti gli amici che ho incontrato nell'edizione passata e credo che eventi come questo siano proprio importanti perché sono un incontro nel nome della pace, un incontro pacifico. Abbiamo parlato di guerra prima e purtroppo io la guerra l'ho vissuta in uno dei tanti conflitti dimenticati perché sono almeno o forse più di 30 in questo momento nel mondo. Ok, vi leggo la prima. Pane. Vorrei tenere insieme tutti i pezzi, come il raspo fa con gli acini, e non perdere né gli anni né gli amici, né gli amanti a lungo amati. Continuare a sentire il profumo del bucato di mia madre e del latte a colazione. Ma questa vita ad ogni morso è un pane che si sbriciola. Se l'appoggi un attimo, qualcuno che sparecchia se lo porta via. Viaggio. In memoria di Pippa Bacca. Bianco, oliva, rosa, rosso, verde, marrone, nero, bianco, giglio di seta, cenere che lava. Siamo latte nelle porcellane del servizio buono, sacre ad ogni partenza. Siamo l'ago che ricuce e il filo che si riannoda, fruscianti come libri nel bianco che si spegne. In grembo alla vertigine si addivina il tratto, l'alto è profondo, la cupola è pozzo, l'aria sgranata come un relitto, stelle nelle stelle brillano, perché lontano uno sguardo le accende e il cuore fluttua, appeso ad un balcone senza radici. Conosce la rosa, il sapore dell'acqua, pieno di intenzione sia il nostro fiorire sopra e sotto di noi. Grazie.